Non era una partita assolutamente facile, da un lato perché c'era una squadra che in casa non aveva mai perso e che fa del collettivo la sua forza, perché un po' come noi ruota molti uomini e non ha un uomo di punta, quindi non dà riferimenti. E in più non era facile perché comunque siamo ancora in emergenza. Nonostante tutto, il nostro gruppo ha dimostrato per l'ennesima volta che c'era bisogno di avere carattere e di essere riuscito anche questa volta a spuntare la partita al photo finish. E buon momento sicuramente, perché 6 vittorie consecutive in questo girone, in questo campionato, non sono frutto sicuramente del caso. Quello che è stato fatto ieri non va dimenticato, va fatto tesoro sia delle cose buone sia di quelle meno buone, per preparare già da oggi la partita di mercoledì del recupero con Bergamo, che è indubbiamente una delle corazzate, se non la corazzata di questo girone. Andiamo a giocare a casa loro, non sarà facile, cercheremo di mettere in difficoltà il più possibile. Sono convinto che anche in questa occasione i ragazzi si faranno valere e sapranno tenere testa anche a una delle squadre sicuramente più forti del campionato. I punti di forza di Bergamo? I punti di forza di Bergamo sono dei giocatori che potrebbero, o che hanno giocato di recente, o che potrebbero tranquillamente giocare anche in Serie A. Sono dei giocatori come Gersetti, Chiarello, Cazzolato, Berti, che hanno sempre lottato per il vertice in questo campionato. Fisicità sicuramente e esperienza, queste sono le loro armi. Noi andiamo là col nostro entusiasmo, con la nostra freschezza e faccia tosta di essere una squadra forse più giovane rispetto alla loro. Dopodiché, ripeto, non abbiamo nulla da perdere e sicuramente non vogliamo andare a Bergamo per partire battuti.